Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da Kiko. Ho preso alcune cose per quanto riguarda Kiko perché c'erano degli sconti al 50% e poi c'erano altri tipi di sconti, quindi ho voluto prendere qualcosa e adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Sinceramente devo ritornare perché mi servivano altre cose che quel giorno, sinceramente, con la fretta, perché dovevo prendere altre cose, non ci ho fatto più caso, ma li devo prendere assolutamente, quindi ci devo andare. Allora, vi faccio vedere cosa ho acquistato. La prima cosa che vi faccio vedere è una BB cream, che è questa, nella colorazione 01, perché sono bianchissima, tipo cadaverica. E questa BB cream l'ho comprata perché l'ho vista nel video di Eleonora Manni, che saluto, ti mando un grosso bacio, ciao Ele. Lei ne parla benissimo di questa BB cream. Lei ovviamente aveva preso la colorazione più scura perché doveva prendere lei una colorazione più scura perché lei è abbronzata, perché ovviamente andando al mare si abbronza. Io sicuramente non mi abbronzerò perché sarà difficile che andrò al mare e ormai il mare si vede tramite la cartolina, e quindi ho deciso di prendere questa qui, la 01, che è la più chiara di tutti, e sinceramente la volevo provare perché lei ha parlato benissimo di questa BB cream e quindi mi ha messo molto curiosità e la volevo assolutamente provare. Lei ne decanta veramente le lodi di questa BB cream e quindi presa tramite Eleonora Manni. Vi dico che ha 12 mesi di scadenza con 30 ml di prodotto. Lei la utilizza tutti i giorni, quindi ottimo. Poi ho preso una matita dell'Everlast Lip Color, la 424. Questa la volevo provare assolutamente perché mi piaceva e questo numero non ce l'avevo e quindi ho preso. E questa qui con la mina che è retraibile ed è questo colore viola melanzana. Io adoro queste matite perché non si tolgono nemmeno con i sassi, veramente. E questa è la matita, molto molto bella, e sinceramente sono delle matite, posso dire, le migliori che ho in assoluto, quindi già vi ho detto tutto. Poi ho preso sempre tramite video questo prodotto. Io l'ho preso tramite il video di Valeria Trucchina 100 perché lei lo ha consigliato tantissimo questo fondotinta e quindi l'ho voluto prendere. Io prendo spunto sui video che guardo e su alcune persone che seguo perché mi fido molto del loro parere e quindi acquisto anche tramite loro. Ovviamente, essendo come San Tommaso, devo metterci il naso, quindi l'ho acquistato e ho preso il fondotinta Ocean Feel, della collezione Ocean Feel, nella colorazione 01 Fair. Oltre che mi ha veramente, questo è il packaging nella confezione, mi ha catturato tantissimo il packaging, sinceramente, cioè è bellissimo, cioè già da avere è bellissimo, sinceramente. Mi piace molto con le due K, mi piace molto il design di questo packaging e poi il fatto che è azzurro, è molto molto carino. Ha uno specchietto abbastanza grande e qui abbiamo il prodotto, vedete che è bianchissimo, è tipo il mio colore di pelle. E poi di sotto abbiamo lo scompartimento con la spugnetta, che proverò perché voglio provare proprio la spugnetta per l'applicazione. Anche di questo Valeria ne ha prese diverse confezioni perché si è trovata benissimo e quindi l'ho voluto prendere perché ovviamente con il 50% di sconto, quindi mi è venuta una cavolata e quindi ho voluto prendere anche questo prodotto. Poi andiamo avanti e ho preso una cosa nella collezione Sparkling Holiday, che sarebbe questa, sarà quello di Natale, non lo so, sinceramente non me lo ricordo, dovrebbe essere quella di Natale,
ed è un illuminante, un allover, lo puoi, si può utilizzare sia per gli occhi che sul viso, sul corpo. Sinceramente, da come l'ho visto, mi piaceva, sai, quando diciamo c'è quell'abbronzatura sul corpo e avete quei vestitini abbastanza scollati, non lo so se metterle tipo dove ci sono le ossa, dopo tipo si vedono le ossa, oppure nelle spalle. Diciamo che è una cosa molto carina da utilizzare, specialmente ovviamente con l'abbronzatura. La confezione è specchiata ed è questa. Ed è nella colorazione Starlight, è diciamo, non è un ombretto, ma sono dei glitter che sono questi qua, non so se si vedono, ve li faccio vedere così. Comunque, vi faccio un piccolo swatch e sono questi. Che è messi sulle mani, cioè sulle mani, ovviamente sul corpo. Dovete considerare che deve essere un corpo abbronzato, eh? Ed è questo, vedete? Proprio si vede la luce che fa. È molto molto bello. E quindi mi piaceva proprio l'effetto da metterlo sul corpo, bello abbronzato. Dovrebbe essere una cosa molto particolare, quindi ho voluto prendere quello. Poi ho preso due prodotti della collezione Waterflower Magic, che sono questi due. Sinceramente erano quelli che mi interessavano di più, le altre cose poco interesse. Ed è una perfect powder, quindi una cipria compatta. Il packaging sempre con la solita velina, il packaging uguale al fondotinta con le 2K, però nella colorazione rosa, quindi fantastica, veramente fantastica. E aprendola è così, ha uno specchietto, la protezione e questa è la cipria. Devo dire che è una cipria molto molto bella, specialmente ha un disegno particolarissimo. Credo che siano fiori, sì, siano fiori. Ed è questa che vedete così. Ed è molto bella, non l'ho ancora utilizzata, è inutile sbocciarla perché è una cipria trasparente. Ed è molto molto bella, che Stefania se la sta buttando anche addosso. E questa è una. E poi ho preso la palettina. Questa palettina la volevo prendere all'inizio, poi non l'ho presa, non mi ricordo perché. Quando la volevo prendere, che c'era prendete due prodotti, ne ricevete due, eccetera, eccetera, non c'era, era sold out sul sito e quindi non l'ho potuta prendere. Quando poi l'ho rivista, l'ho presa subito, scontata, ed è sempre della collezione Waterflower Magic, nella colorazione 02 Sakura Wish. Ed è questa ed è bellissima. Allora, prima di tutto il packaging, cioè wow, perché mi piace questo colore, poi è fantastico ed è bellissima. Vi faccio vedere la parte di dentro. Ovviamente, e dico ovviamente, ha un enorme specchietto e questi sono i colori. Aspettate che tolgo l'applicatore che io tengo e questi sono i colori. Poi vi farò gli swatch. È veramente fantastica, mi strapiace tantissimo, non vedo l'ora di utilizzarla. È molto molto bella, sinceramente. Mi è piaciuta tra tutte quelle che sono uscite, se non sbaglio erano due, questa è quella che mi piaceva di più. Bellissima. Ovviamente non potevo non prendere due prodotti che sono stati decantati da tutti come gli illuminanti più stratosferici che fossero usciti negli ultimi tempi e quindi ho preso due illuminanti della Ocean Feel e sono lo 01 e lo 02. Sono bellissimi, ero indecisa tra quale prendere il primo e il secondo e l'ho preso tutti e due. Scontati, e questo è lo 01 Golden Vibes, quello che è. Packaging bellissimo, sempre con le 2K, però nella forma, cioè nella forma, nel colore dorato,
molto molto bello ed elegante, mi piace tantissimo. Ha un enorme specchio e questo è il colore, è stupendo, veramente stupendo. Ha una texture bellissima come tutti gli illuminanti di Kiko e questo è il colore, non vedo l'ora di utilizzarlo. Questo è il colore. Questo ha più base dorata ed è questo. Vedete? Questo qua ha più base dorata e ovviamente non potevo che non prendere lo 02 e si chiama Virtus Golden Rose. Che cosa non sono questi illuminanti? Pegagin sempre uguale. Cioè, non potevo non prenderla. Cosa vedete? Cosa vedete? Ditemi cosa vedete questo. Scusate se guardo di là, cioè che guardo di qua, ma ho lo schermo per vedere se si vede bene. Guardate. Bellissimo, stupendo. E un bellissimo colore che è questo ed è stupendo, stupendo, ha del rosa ovviamente ed è questo qua. Vedete? Sì, si vede la differenza. Questo è più rosa, questo è più dorato. Si vede la differenza. Questo è più rosa e questo è più dorato. Bellissimi, sinceramente sono stupendi e sono molto ma molto contenta di averli acquistati. Questi sono stati tutti i prodotti che ho acquistato per quanto riguarda gli sconti avuti da Kiko. Ovviamente non vedo l'ora di vedere se ci sono altri prodotti perché voglio andare a guardare altri prodotti. Perché sinceramente devo prendere come si chiama? Il pulisci pennelli, questo qua, perché già lo sto finendo. Io questo lo utilizzo tantissimo, mi ci trovo benissimo. Sinceramente è il prodotto che utilizzo di più in assoluto. Perché mi ci trovo veramente veramente bene, quindi ne voglio prendere un altro e poi volevo provare qualche prodotto anche di Wycon perché devo prendere delle cose per i ragazzi e niente, che dirvi di più? A me questi prodotti sono piaciuti tantissimo. Kiko, gli illuminanti sono fantastici, le palettine mi piacciono pure. Ovviamente il packaging accattura tantissimo per quanto riguarda un prodotto, ma devo dire che ne ho sentito parlare benissimo della BB Cream, del fondotinta compatto, degli illuminanti, quindi non vedevo l'ora di prenderle. Ovviamente le ho prese con lo sconto, che è la cosa migliore che poteva capitare. Niente ragazzi, che dirvi di più? Io vi mando un grossissimo bacio. Ringrazio i prodotti della Kiko perché mi fanno impazzire e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!